abbandonato, rigettato, flagellato. Santo e misericordioso, vogliamo ringraziarti in questa mattina come ancora ci hai condotti nella tua casa per lodare il tuo nome, per ringraziarti di tutto ciò che tu fai per la nostra vita e per tutti coloro che gridano a te, Signore, per tutti coloro che si affidano nelle tue mani sante e misericordiose. Padre, noi ti ringraziamo con tutto il nostro cuore. Perché tu sei il nostro Dio, sei la nostra forza, il nostro aiuto, il nostro soccorso. E noi ti adoriamo, Signore, ti lodiamo, ti benediciamo in questa mattina. Signore, vogliamo affidare ogni cosa della nostra vita nelle tue mani sante e misericordiose, perché abbiamo fiducia in te, Signore, che tutto ciò che tu fai è sempre per il nostro bene, Padre. A te affidiamo i tuoi servitori tutti, a te affidiamo i nostri fratelli vicini e lontani. A te affidiamo la Chiesa perseguitata, Israele, tuo popolo, Signore, così ogni nazione, i nostri cari, i nostri amici. O Padre prezioso, vogliamo pregarti in questa mattina per la famiglia Filoni, Signore, che tu consoli i loro cuori, Signore, e li aiuti e li soccorri, Signore, in ogni cosa, Padre. Così vogliamo pregarti per ogni famiglia che si trova nel lutto, per ogni famiglia che si
si trova nella tristezza, nel bisogno, Signore, li affidiamo a Te, Signore. Affidiamo i carcerati, gli ammalati, i moribondi, Signore. Signore, Ti preghiamo per Antonio Galasso, Signore, stendi la Tua mano sopra questo figliuolo, Signore, questo nostro amico, Padre, l'affidiamo nelle Tue mani, Padre. Noi vogliamo pregarti per tutti, Signore, ma per quelli che conosciamo, Signore, che vogliamo affidare nelle Tue mani in particolar modo, Signore, perché sono cari ai nostri cuori, Signore, ma sappiamo essere cari anche al Tuo cuore, Signore, e noi l'affidiamo a Te, soprattutto la sua anima, Signore, e che sia fatta sempre la Tua perfetta e santa volontà, Signore. Ti ringraziamo, Signore, grazie per come hai accompagnato questi Tuoi figliuoli, grazie per come hai accompagnato il Tuo servo, Signore, insieme alla sua famiglia. Grazie per ognuno di noi, Signore. Questa mattina vogliamo stare alla Tua presenza e ricevere, Signore, tutto ciò che hai preparato per noi. Noi lo vogliamo accogliere con gioia, Signore, perché sappiamo che tutto ciò che proviene dalla Tua mano è buono per noi, Signore. Noi Ti ringraziamo fin da questo momento, affidandoci nelle Tue mani, nel nome di Gesù Cristo, che è lodato e benedetto in eterno. Amen. Alleluia, alleluia, gloria, gloria, gloria al nome del Signore. Amen, amen, amen. Alleluia, grazie Padre, grazie. Se dentro me
Alleluia, grazie Signore, alleluia, grazie a Dio, amen. Accomodatevi, grazie al nome del Signore. Ringraziamo sempre Gesù in ogni cosa, perché Egli è degno della nostra lode e della nostra adorazione. Amen. Alleluia, ringraziamo sempre il Signore. Il Dio è buono e misericordioso in tutto ciò che Egli fa. Alleluia, ringraziamo il Dio. Ringraziamo il Signore per la famiglia Filoni, gloria a Dio, vi porto i saluti di Antonio e Gianni che abbiamo sentito proprio ieri. E preghiamo per loro, per questo lutto che li ha colpiti, gloria a Dio. Che possiamo fare? Possiamo solo ringraziare il Signore perché Egli sa per ognuno di noi quello che è giusto. Noi non lo sappiamo, ma il Dio sì. E perciò in ogni cosa ringraziamo sempre il Signore. Amen. Alleluia, il Dio è buono, il Dio è giusto, il Dio è santo, il Dio è perfetto. Amen. Ringraziamo il Signore in questa mattina che siamo qui alla sua presenza. Io dico sempre, e non lo dico come retorica, ma perché ne sono convinto, che ogni giorno di vita è un giorno in più che Dio ci ha donato. Amen. Non diamo mai niente per scontato, ne abbiamo parlato poco tempo fa, se non sbaglio. Non dobbiamo mai dare nulla per abitudinario o per scontato, ma tutto ciò che abbiamo dobbiamo sempre ringraziarne il Signore. Che ci alziamo, che vediamo, che parliamo, che mangiamo, che facciamo qualsiasi cosa, dobbiamo sempre ringraziare Dio perché Egli così ha voluto per noi. E se questa mattina siamo qui alla sua presenza è perché così gli è piaciuto e noi lo ringraziamo di averci dato un'altra opportunità di stare alla sua presenza, di ascoltare la sua parola, di ricevere le sue guarigioni, le sue liberazioni, tutto ciò che ci necessita, perché se abbiamo fede in Lui, noi riceveremo ciò che gli abbiamo chiesto. Amen, lo dice la sua parola e noi sappiamo che la sua parola è sì ed amen. Siete d'accordo? Così così, non tanto, non siete d'accordo? Io sono d'accordo col Signore e dico anch'io sì e amen, perché è così. Gloria al nome del Signore, la sua parola non è parola d'uomo, che a volte ci si dimentica, a volte ci si dimentica volontariamente e altre volte non si sa, ma è Dio ciò che esce dalla sua bocca, quella sua parola verrà portata a compimento. La sua parola, sta scritto, non ritorna indietro senza aver compiuto quello per la quale Dio l'ha mandata. Amen. Gloria al nome del Signore. Ringraziamo il Dio. Noi abbiamo a che fare con un Dio meraviglioso, con un Dio fedele, giusto e santo. Alleluia. Gloria al nome del Signore. Dobbiamo credere. Dobbiamo credere. E Egli ci darà ciò che ci necessita. Ma se non crediamo, come possiamo ricevere da Dio? Dobbiamo credere, dobbiamo confidare, avere fiducia in Lui e, come dice la parola di Dio, ringraziarlo come se la cosa già fosse stata fatta. Dobbiamo ringraziarlo anche quando non vediamo nulla, anche quando intorno a noi è il buio totale. È proprio quello il momento di dire: Signore, grazie, perché io so che vedo la luce. So che c'è una luce che tu hai acceso nella mia vita, ma anche se in questo momento non la vedo, ma io so che c'è, perché tu già l'hai preparata per me. Questo dobbiamo fare. Se non facciamo così, che cosa possiamo ricevere noi dal Signore? Senza la fede non possiamo ricevere nulla. Vi ricordate come diceva sempre Gesù, eh? Vi sia fatto secondo la tua fede. La tua fede, Gesù lo diceva. Ti ha fatto secondo la tua fede, la tua fede. Se tu credi puoi ricevere, se non crediamo non possiamo ricevere qualcosa in cui non crediamo, vero o no? Il discorso è molto semplice, poi delle volte è difficile metterlo in pratica, vero? Ma è così, dobbiamo credere e credendo
noi lo ringraziamo, perché se abbiamo creduto lo ringraziamo pure, no? È così, il Dio ci darà ciò che ci ha promesso. Amen, gloria al nome del Signore. La, io dico sempre, la cosa, la promessa più bella che il Signore ci ha fatto, sapete qual è? Non è quella delle guarigioni, non è quella delle liberazioni, non è quella eccetera eccetera eccetera, ma ha fatto una promessa meravigliosa che io la tengo sempre nel mio cuore: io sarò con voi tutti i giorni della vostra vita. Questa è la grande promessa, e questa promessa a me basta, non mi servono altre. Il sapere che Gesù è con noi, questo è già va oltre i limiti, va oltre i nostri desideri, va oltre il nostro pensiero. Sapere che Gesù è con noi, che cosa possiamo volere di più? Se Gesù è con noi, chi sarà contro di noi, sta scritto. Amen. Gloria al nome del Signore. Tutto il resto viene per conseguenza, viene automaticamente. Gesù è con noi. Se è con noi vuol dire che non è che sta lì a guardare se abbiamo bisogno di qualcosa, eh? Ma se Gesù è con noi, ci aiuterà in ogni cosa e provvederà ad ogni cosa. Amen. Gloria al nome del Signore. Vogliamo fare un applauso al nome di Gesù. Ringraziamolo, ringraziamolo con tutto il nostro cuore. Alleluia, alleluia. Ringraziamo il Dio. Amen. Gloria al nome del Signore. Alleluia. Va bene, non voglio prendermi molto tempo. Voglio lasciare spazio alla parola che Dio avrà messo già nel cuore del nostro caro pastore Fiorino, alleluia. Se c'è qualcuno che vuole ringraziare il Signore questa mattina, il microfono è già lì, al solito posto, amen. Alleluia, grazie a Dio, ringraziamo il nome di Gesù. Grazie Padre, grazie Signore, grazie a Dio. Signore sia lodato. Amen. Voglio ringraziare Dio questa mattina veramente, come diceva il fratello Giuseppe, che ci ha condotto fino a qui e ci ha donato un altro giorno da vivere alla sua presenza e sotto la sua grazia. Lo ringrazio perché veramente stamattina sto un po' scosso da queste cose che avete sentito. Prima il fratello di Antonio con Gianni, e io non lo conosco benissimo, veramente era, mi sembra, il più piccolo. Il secondo. E poi ho saputo di Antonio e veramente sono rimasto ancora più sconvolto, veramente. Io lo conosco e so, insomma, noi ecco di Sant'Andrea sappiamo la sua storia, quello praticamente è rimasto orfano, che era ragazzetto lui, e aveva altri quattro fratelli, erano pure piccoli. Praticamente lui ha fatto da marito, da padre e da fratello, è la realtà. Veramente una persona, chi lo conosce, mi fa impressione a sapere che sta così male, veramente non ho parole, veramente l'unica cosa è confidare in Dio, che se nella sua volontà veramente stenderà la sua mano, come ha già fatto con tante altre persone, che il Signore sa, come diceva il fratello Gino, diceva prima, solo un miracolo lo può salvare, ma il Signore solo li può fare. Quindi noi lo affidiamo a Lui in ogni caso, perché veramente è un'anima preziosa, una persona veramente preziosa, così come tanti altri nostri cari e fratelli che magari stanno nelle stesse condizioni. Lo ringrazio veramente, come ci ha guardato a me e la mia famiglia, con la piccola Elisa che l'ha riguarita, e veramente confidiamo solo in Lui, perché è l'unico motivo che ci resta a cui stare aggrappati per andare avanti. Il Signore sia lodato e ci benedica tutti. Amen, amen. Grazie al nome del Signore. Grazie a Dio, grazie a Dio. Alleluia. Amen, amen. Ringraziamo sempre il nome del Signore. Amen. Alleluia. Grazie Padre. Amen. Siamo sempre il Signore in tutto ciò che facciamo. Amen. Alleluia. Grazie Signore, grazie Padre.
luogo della tua presenza e fai scendere qui il tuo potere su di noi. Dio,
nome di Gesù. Amen, amen, amen. Grazie a Dio, amen, amen. Alleluia, ringraziamo il Signore. Così ora vogliamo prepararci per ascoltare la parola di Dio. Vogliamo aprire la nostra cassaforte, così possiamo far entrare le perle che Dio ci dà attraverso la sua parola, attraverso i suoi servi, che ancora suscita in mezzo al suo popolo. Gloria a Dio, e noi lo ringraziamo per questo. E questa mattina lo ringraziamo, come abbiamo detto, per Pastore Fiorino, gloria a Dio, per come ancora l'ha portato in mezzo a noi, insieme alla sua famiglia, che noi amiamo e ringraziamo con tutto il nostro cuore. Diciamo sempre grazie a Dio per tutto ciò che Egli ci concede, anche per i brevi momenti che ci dà, per le piccole e grandi cose. Dobbiamo sempre dire grazie a Dio. Alleluia, amen, amen. Ringraziamo il Signore. Così vogliamo alzarci, invitiamo il Pastore Fiorino, gloria a Dio. Intanto vogliamo dare gloria al nome del Signore. Ringraziamo Gesù, ringraziamolo, amen. Alleluia. Il Signore sia lodato. È per grazia che ancora ci troviamo qui nella casa del Signore. Sapete che abbiamo imparato da una vita ad oggi di rallegrarci con quelli che sono allegri, allegri nello spirito, allegri nella speranza e allegri anche intorno alle meraviglie che il Signore compie. E ci siamo sempre rallegrati, anche se a volte ci giungono notizie di consolazione, di benedizione, di risposte da parte di Dio mentre noi siamo afflitti. Mi seguite? Ma in quel momento noi non facciamo pesare la nostra afflizione a coloro con i quali ci dobbiamo rallegrare. Mi state ascoltando? Quindi ci rallegriamo ugualmente insieme a loro, perché se una persona ti dà una bella notizia, non stiamo parlando di vincere al totocalcio, di fare tre, no. Una bella notizia di ciò che Dio ha fatto, di come Egli ha operato, di come Egli è intervenuto per casi, circostanze e sofferenze, e quello ti annuncia questa benedizione con gioia e sente a te con la voce triste, dimmi un po', a quella che allegra o allegro a che si rattrista, mentre se tu gioisci e congioisci insieme a quella persona, significa che tu hai partecipato alla sua gioia. Che ne pensate stamattina? Io vi dico le cose che vivo comunque. Noi in questi giorni, per questo giovane che è andato via dalla terra, Dio sa, abbiamo pianto ripetutamente davanti al Signore. So che io vi dico la verità, ma vi ricordo pure che il nostro Dio non è l'Iddio dei morti, ma l'Iddio dei viventi. Stamattina come vi sentite, morti o vivi? Io lo voglio sapere. Sapete, prima di andare avanti, perché se no non posso procedere. Se io procedo e vado avanti con i morti, alla fine potrei pericolare pure io. Mi state ascoltando? Perché l'influenza negativa di solito è più forte della positiva, lo sapete, vero? Così il male si diffonde nel mondo molto più velocemente del bene. Ma stamattina siamo con colui che è risorto dalla tomba e perciò lo vogliamo ringraziare.
Vediamo se ne avete soffiato per ringraziare il Signore. Avanti. Ma non così. Dovete farlo con animosità. Avanti. Grazie, Signor Gesù. Alleluia. Nel frattempo saluteremo i nostri cari che ci ascoltano, non solo qui ma altrove, via sito internet, perché Dio vi benedica, Dio vi ristori l'anima, vi consoli il cuore, vi esaudisca secondo le vostre richieste e visiti ciascuna famiglia del popolo di Dio in base a ciò che è scritto nella mia parola, dice il Signore. Se io ho finoggi attestato ciò che è scritto in questo sacro libro è perché lo viviamo tutti i giorni. Ed egli ha detto: come io vivo, dice l'Eterno, non ti lascerò e non ti abbandonerò. Lo crediamo stamattina, sì o no? Benedetto sia il nome del Signore. Per cui non dobbiamo sottostare a questo stato di abbattimento e di scoraggiamento, perché lo saremo sempre di più, sempre di più, sempre di più, al punto che non avremo più la forza di risollevarci, di riprenderci. Mentre noi abbiamo bisogno è di risollevarci e di riprenderci. Lo crediamo, fratelli? E riprenderci significa riprendere le armi della fede e saper combattere per noi trionfare in ogni luogo, come scritto, portando il buon odore della sua conoscenza. Come la porteremo questa conoscenza? Con i visi pallidi non facciamo parte degli indiani, ma lo faremo con visi illuminati dalla buona grazia di Dio, per trasmettere a quelli che ci conoscono o meno che noi non apparteniamo ad un Dio morto e neanche facciamo parte delle tradizioni religiose quanto idolatriche di cui la gente è imbevuta fino al colmo, ma non ha mai ricorso a colui che vede tutto, sa tutto e può intervenire in ogni situazione. Vogliamo dire grazie a Dio? Vediamo. Alleluia al Signore Gesù. E allora, non per altro è scritto: siate allegri nella speranza. Dice: paziente nell'afflizione, perseveranti nella preghiera, ma allegri nella speranza. E quando qualcuno aspetta e non lo vedo allegro nella speranza, gli dico: ma allora tu chi stai aspettando? Che cosa ti stai aspettando? Allegro significa essere speranzoso. Io spero nel Signore e so che Lui mi esaudirà. Perché? Gli chiediamo secondo la sua volontà ciò che per noi non è altro che la vita vera che dobbiamo condurre appresso al Signore. Bene, stamattina voglio osservarvi sotto lo sguardo del Signore. E come dice, mi ha detto il fratello Giuseppe stamattina, facciamo presto, questo mi ha detto, facciamo presto, perché poi alla fine diranno che tu sei lungo. Non so perché a me mi è rimasto questo nomignolo, il lungo, capite fratelli? Perché già si inizia a una certa ora, poi la preghiera, il canto, la testimonianza dell'amato fratello Bernardo, che è un suggello comunitario,
è diventato, e dopodiché già sono quasi 12 meno 10, eh? Appena io comincio a predicare, allora già ci sono i sussulti nello stomaco, i sussulti. Sapete quando lo stomaco sussulta? I pensieri nella mente e la sollecitudine nelle gambe. Gloria a Dio. Vi assicuro stamattina che ce ne andremo nell'orario stabilito dal Signore. E qualcuno dirà, qual è questo? Lo vorrei sapere fin da adesso. Ciò significa che io non abuso del tempo di Dio. Ci credete, Dio? Vogliamo dire grazie al Signore? E per concludere questa prima prefazione, prima dell'introduzione, stamattina nelle mattinate il Signore nel sogno mi fece dire queste parole, ascoltate: il Signore è la mia fortezza ed il mio liberatore. Vogliamo dare gloria al Signore. Alleluia, Dio sia ringraziato. Il Signore è la mia fortezza ed è anche il mio liberatore. Vogliamo lodare il Signore. Questa è una voce di speranza, di sostegno, di incoraggiamento, perché il popolo di Dio non abbassi le ali, perché siamo già chiamati ad alzarle le ali, perché il Signore torna per rapire la sua chiesa, e la sua chiesa non volerà con le ali abbassate. Come potrà volare avanti? Un aereo con le ali chiuse non si può alzare da terra. Ha bisogno delle ali distese. Qui abbiamo fratelli che lavorano per gli aerei, fratello Enzo e fratello Rosario, è vero? C'è qualche aereo che sale con le ali così? No, non si sposterebbe mai. Abbiamo bisogno di tendere le braccia, perché il Signore torna per una chiesa che sarà involata. Alleluia! Non ammainare mai la tua bandiera. No, così. No. Alza. E mentre l'alzi, certo non farai così. Tu guarderai verso la bandiera fino a che non arriva il suo apice, e poi fa sventola. Gloria a Dio. Vogliamo dire grazie al Signore? Il Signore è la mia fortezza, è il mio liberatore. E vi ricordo che dentro la fortezza di Dio diventiamo inespugnabili. Ci credete? Diventiamo invincibili, diventiamo imbattibili. Alleluia! E se il nemico si avanza con tutte le sue forze, il Signore ha aggiunto e mi ha fatto dire, ed è con l'accento al presente, il mio liberatore. Alleluia! Oh, shalabara karabara salakarama. Oh, alleluia, alleluia. Mi sono alzato con questa voce di Dio nelle mie labbra e ve l'ho trasmessa, perché il Signore si rivela e a volte lo fa fin dal mattino. Vi introdurrò nella parola. Potete già aprire nell'Epistola ai Romani. Romani capitolo 13, dal verso 8 a 14. Romani 13, dal verso 8 a 14. Gloria a Dio. Alleluia. Grazie a Gesù, avete preso? Romani 13, dal verso 8 a 14.
Vogliamo dire insieme: il Signore sia lodato e benedetto in eterno. Amen. Non dobbiamo nulla ad alcuno se non di amarvi gli uni e gli altri, perché chi ama altrui ha adempiuto la legge, poiché questi sono i comandamenti: non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dir falsa testimonianza, non concupire. E se vi è alcun altro comandamento, sono sommariamente compresi in questo: ama il tuo prossimo come te stesso. La carità non opera male alcuno contro al prossimo. L'adempimento dunque della legge è la carità, e questo vi è più dobbiamo fare vedendo il tempo, perché egli è ora che noi ci risvegliamo ormai dal sonno, poiché la salute è ora più presso di noi che quando credemmo. La notte è avanzata e il giorno è vicino. Gettiamo dunque via le opere delle tenebre e siamo vestiti degli arnesi della luce. Camminiamo onestamente come di giorno, non in pasti ed ebbrezze, non in lette e lascivie, non in contesa ed invidia. Anzi, siate rivestiti del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne a concupiscenze. Amen. Signore, ti ringraziamo per la parola scritta che abbiamo sempre meditata, ma che vogliamo ottenere il privilegio di viverla, perché attraverso di essa tu onori tutti quelli che ti servono con amore ed umiltà. Sii tu con noi stamattina, benedici, ristora, aiuta, soccorri, libera, guarda ciascuno di noi e dacci più che la vittoria. Nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Gloria a Dio. Accomodatevi. Dio sia ringraziato stamattina. Lo vogliamo dire insieme: Signore, noi ti ringraziamo. Signore, noi ti lodiamo. E in ultimo, che è la parte più importante: Signore, noi ti amiamo. Signore, noi ti amiamo. E se mi amate, dice il Signore, ora è Lui che risponde. E se mi amate, dice il Signore, osservate i miei comandamenti. È buono Gesù, fratelli? Stamattina la parola di Dio viene perché è Dio che ce la manda per noi poterci ogni giorno fortificare nella forza della sua grande possanza. Perché ho detto sempre che il nostro Dio non è mai divenuto deboluccio, sapete? Perché tu ti potresti mai confidare in qualcuno che è più debole di te? Dimmelo bello chiaro, eh? Potreste, no? Potresti mai sperare in qualcuno che non ce la fa più di te? Non penso. Potresti mai confidare in qualcuno che da un momento all'altro pericola di cadere per sempre? Non lo credo affatto, vero? Allora in chi possiamo confidare? In qualcuno che è più grande, più forte e di cui non abbiamo motivo alcuno di dubitare del suo amore, della sua fedeltà, come della sua grazia. Poni questo davanti ai tuoi occhi ogni giorno, perché è il Signore che ci pone la sua parola davanti agli occhi nostri. È proprio nei momenti nei quali perdura dentro di noi, che cosa? Lo spettro
dello scoraggiamento, dell'abbattimento, dello sconvolgimento interiore. È proprio lì, in quei momenti, che noi abbiamo bisogno del sostegno della potente parola di Dio. Mi stai ascoltando? Se noi non avessimo questo sostegno della parola di Dio, non avremmo modo, non avremmo motivo alcuno di sperare in che cosa o in chi. In questo tempo, noi diciamo di questi tempi, ma tutti i tempi sono stati permeati di persone delle quali non ci siamo mai voluti fidare. Mi state ascoltando? Oggi lo è molto di più, perché oggi il fallimento morale come socio-politico nelle nazioni è veramente orribile, completamente intrattabile, direi, perché non si può veramente aver fiducia di nessuno. E quando qualcuno ti fa sperare o pensare di averne fiducia, di stare tranquillo, di non crearti problemi, ecco che senza che tu te l'aspettavi ti sei reso conto che per te è stato inutile e deludente confidarti con qualcuno. Ma grazie a Dio io mi sento molto più libero a confidarmi nel Signore. Che ne dite, frate? Perché sì, noi abbiamo avuto dei confidenti. Stiamo parlando di confidenti a livello fisico, ma abbiamo avuto dei confidenti dei quali veramente abbiamo dovuto avere fiducia, perché non hanno mai tradito quel che è uscito dalle nostre labbra e quel che noi abbiamo loro confidato, quali fratelli e sinceri amici. Ma questi si sono sempre contati, capito? Contati, che significa? Che ce ne sono stati sempre pochi. Ma quando siamo davanti al Signore, fratelli, io dico, ci viene il cuore, perché ci possiamo confidare tutto, non solo ciò che abbiamo fatto in bene, ma anche quello che abbiamo operato in male, non solo quello che abbiamo giustamente, sì, compiuto, ma anche quello che abbiamo compiuto ingiustamente. Per noi liberare il nostro cuore davanti al Signore. E quando liberiamo il nostro cuore, penso, liberiamo pure la nostra mente, perché anche la nostra mente deve essere sgombera, perché se la tua mente non è sgombera, è ovvio che dentro il tuo cuore non vi sarà mai un'assoluta libertà. Ci crediamo, fratelli, sì o no? E allora è necessario essere liberi nel cuore, nella mente, e seguiamo nello spirito, nell'anima e anche nel corpo, cioè nella vicendevole trasmissione di pensiero, di parola e di azione. E stamattina ringraziamo il Signore. Non sono qui per considerare tutti i versi, perché se no ce ne andiamo dopodomani. Ma un verso centrale che voglio considerare stamattina è che tutti in un'epoca del genere, in una generazione quella che noi stiamo vedendo con i nostri occhi, che stiamo constatando tutti i giorni, adultera e malvagia, nella quale noi ci troviamo, abbiamo bisogno, e dico urgentemente, di essere potentemente visitati dal Signore con nuovo e potente risveglio interiore, perché dal dentro che dobbiamo vivere che cosa? Questo risveglio morale, spirituale, nei rapporti con Dio, con la fratellanza e con il mondo.
Paolo l'Apostolo, nella sua prima Corinzi, Epistola ai Corinzi, capitolo 7, dice espressamente che il tempo si accorcia, il giorno del Signore è vicino, e dice chi ha... è sposato, ha una moglie, è come se non l'avesse. Stiamo attenti, che non voleva dire che noi dobbiamo sottostare a dei pensieri strani e non adempiere ai nostri doveri civili, morali, spirituali nei confronti della famiglia. Ma Paolo ha voluto sottolineare questa parte perché la prima devozione di ciascuno di noi deve essere interessata al Signore. Mi state ascoltando? E che mai facciamo delle persone, delle figure idolatriche, come se noi non ne potessimo fare a meno e che fossero indispensabili per la nostra vita. Io vi assicuro che se c'è qualcuno indispensabile nella nostra vita, per la nostra vita, per lo nostro soggiorno terreno, è il Signor nostro Gesù Cristo. Chi lo crede, alzi la mano e dia gloria a Dio. Quindi, chi ha la moglie come se non l'avesse, poi dice chi piange come se non piangesse, chi si rallegra come se non si rallegrasse, chi acquista case o terreni o altri articoli materiali è come se non l'avesse acquistato, e chi usa di questo mondo è come se non ne usasse. Mi state ascoltando? Gloria a Dio! Il Signore è geloso di sé e vuole il primo posto nella nostra vita, nella nostra casa, a capo dei nostri pensieri. Io non dirò mai che io non ho bisogno di mia moglie. Direi una menzogna. E mia moglie non dirà mai che non ha bisogno di me, direbbe una menzogna. E così in famiglia i figli non diranno mai: non abbiamo bisogno dei nostri genitori, ormai siamo più che autonomi e quindi possiamo fare da noi. Ma nella scrittura riscontriamo che cosa? Un rapporto vicendevole nella famiglia, perché tutti abbiamo bisogno gli uni degli altri. Alleluia! Lodato il nome del Signore! Ecco perché il Signore non ci ha mai insegnato a usare un linguaggio dispregiativo, quantomeno denigrante, calunniativo. No, fratelli, perché noi sappiamo che Dio onora chiunque lo onora, ma se c'è qualcuno che non lo onora, Dio lo avvilisce. Mi state ascoltando? Così disse il Signore per lo profeta Samuele, alleluia, ad Eli. E così, anzi, Eli disse ai suoi figli, nella stessa maniera Dio si rivolge a noi, perché i suoi figli non onorarono il Signore, anzi lo disonorarono proprio dentro la sua casa, perché gli disse: se qualcuno, alleluia, pecca davanti a Dio e quindi nei confronti del prossimo, c'è qualche altro che può pregare per te, ma se tu pecchi davanti al Signore, chi pregherà per te? Abbiamo bisogno di umiliarci direttamente al Signore. Dio ci guardi in quest'ora, perché questa è l'ultima ora. Pietro dice espressamente: la fine d'ogni cosa è vicina. Perciò, dice egli, vegliate, siate sobri e dedicatevi alla preghiera.
o alle preghiere, gloria a Dio. Che vogliamo fare? Di questi tempi mi pare che c'è molta gente assopita talmente dalle cose visibili e materiali che ha dimenticato le cose invisibili e spirituali, le cose che hanno una duratura eterna. Ma mentre sulla terra tutto quello che in bene godiamo, tutto quello che il Signore ci ha provveduto, tutto quello che Dio ha fatto per le nostre famiglie, avremo solo un tempo per goderne, ma poi anche il nostro tempo avrà fine. E allora è necessario che noi di ordine divino ci prepariamo tutti i giorni. Gloria a Dio, che ne dite, fratelli? Non avete altro debito, dice Paolo. Non abbiate altro debito se non di amarvi gli uni e gli altri. Questo è il debito che abbiamo fra di noi, perché quello che abbiamo col Signore non lo potremmo mai estinguere, ma fra di noi ci sono dei debiti, ed è quello di doverci amare. Vogliamo dire grazie al Signore? Lo ringraziamo stamattina perché che noi siamo, dice la Scrittura, figli del giorno e non siamo figli della notte o delle tenebre. Perché chi si ubriaca, dice la Scrittura, si ubriaca di notte. Alleluia al nome del Signore. Ma noi, grazie a Dio, non ci siamo fin oggi mai ubriacati di questo secolo malvagio. Lo abbiamo sempre rifiutato. Ci siamo disposti davanti a Dio di non farne parte, perché chi ama il mondo, dice Giovanni, e le sue concupiscenze, l'amore del Padre non dimora in lui. Ma stamattina il Signore ti guarda con benevolenza, con compassione, con misericordia, con Padre clemente, pietoso, è scritto lento all'ira, di grande benignità. Alleluia al Signore! E noi siamo qui aspettando che il Signore compia, renda, manifesta e quindi perfetta l'opera sua in ciascuno di noi. E lo chiediamo tutti i giorni. Sapete che è scritto: Signore, se tu riguarderesti alle nostre iniquità, chi potrebbe mai durare? Ma tu sei un Dio perdonatore, che perdoni le nostre iniquità. E questo è quello che sta facendo con noi in questo tempo. Vogliamo dire grazie al Signore, ma nel frattempo che il Signore ci purifica, santifica e libera, vogliamo uscirne sempre più netti, sempre più puri, sempre più santi, sempre più, come scritto, irreprensibili. E alla fine saremo resi immacolati, cioè perfettamente santi. Vogliamo dire grazie al Signore? Che ne pensi stamattina? Ricordati che ciò che è scritto noi lo abbiamo sempre vissuto, e Dio ci ha dato la sua parola non solo perché ne avessimo una conoscenza relativa, ma perché in essa affondassimo i nostri cuori, le nostre menti, il nostro cammino appresso al Signore Gesù. Gloria a Dio! Sì, stiamo uscendo da certe festività, insomma, sappiamo, se tratto l'argomento, il popolo di Dio, mi state ascoltando, di questi tempi, è stato potentemente influenzato da queste festività religiose. Mi state ascoltando?
e molte ormai tengono l'alberetto di Natale a casa con tutte le palline illuminate attorno, quando questo albero d'abete era rappresentato da un dio chiamato Odino, al tempo della mitologia di un impero che è chiamato Romano, è una delle ultime sue trovate. Quando l'imperatore Aurelio eresse un grande tempio a questo dio. Mi state ascoltando? E così la grotta, il bue, l'asino, ma no. La scrittura ci dice che l'hanno trovato, che cosa? Una povera mangiatoia e basta. E chi ha portato doni al Signore Gesù? Sono state solo i tre re magi e basta. E quindi hanno sostituito la festa dedicata al Dio Sole, al Dio Sole. Costantino il Grande l'ha sostituita con la festività della Natività di Gesù. Ma Gesù non è nato il 25 dicembre, anche se questo non ci interessa, se è nato o meno in una data differente. Biblicamente sappiamo che i pastori stavano all'aperto e quindi non era in tempo di inverno, dove il freddo avrebbe assiderato persino le loro ossa. Mi state ascoltando? Ma a noi interessa che Gesù sia veramente nato nella vita di chiunque crede, perché la nuova nascita è questa. Gesù nato significa che dal momento in cui l'uomo si converte a Cristo, lì ha inizio la nuova nascita di Cristo nel cuore degli uomini. Vogliamo dire grazie, fratelli? Gloria a Dio. Queste importazioni nordiche o medio orientali non ci interessano, fratelli. Ci interessa tener fede alla parola di Dio, che è quella scritta per noi. Non dobbiamo scostarci mai dalle scritture, perché se no ritorneremmo nuovamente ad essere dei pagani e non più dei cristiani. Gloria a Gesù. Vogliamo dire grazie al Signore? Beh, quanti mi hanno detto auguri, auguri. No, io non le uso. Ci dico: Dio ti benedica. Dio benedica te, la casa tua, niente auguri, niente. Perché noi non abbiamo rapporti con un linguaggio del genere. Ma dobbiamo trasferire che cosa? La cosa più bella, la benedizione. È vero, fratelli? È così. A volte mi hanno scritto auguri qua là. Io gli ho risposto come si vede, si deve, chissà che cosa avranno detto, ma questo non usa un certo linguaggio. Gesù è nato una volta, vero fratelli? Non nasce tutti gli anni, è morto una volta, è vero fratelli? E stamattina ricordiamo che cosa? La morte del Signore Gesù, perché egli ha pagato il prezzo, ci ha acquistati col suo sangue, ma non è rimasto dentro la tomba, non è rimasto appeso alla croce, ma è resuscitato ed ora vive, disse a Giovanni, ed ora vivo nei secoli dei secoli. Vogliamo ringraziare Gesù? È ormai tempo, dice qui, che ci svegliamo oramai dal sonno. E ne parla l'Epistola agli Efesi, quando dice: risvegliati tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo ti risplenderà. Vedete che quando siamo svegli nello Spirito, e svegli nello Spirito significa amare il Signore, cercare la sua faccia, meditare la sua parola, prodigarci al bene ed ogni giorno sforzarci di entrare per la porta stretta. Come faccio? È vero, stretta, stretta, stretta. Ma via di fare così, spingi di qua, spingi di là, alla fine, trum, esci,
vittorioso. Alleluia! E una porta ti è aperta, la porta della grande, meravigliosa città celeste ti viene aperta e avrai un grande benvenuto. Alleluia! E ti si dirà: entra, entra dove? Per le porte della città, della nuova Gerusalemme. Amen! Entra! Entra! Gli altri fu detto perché gli era stata chiusa la porta. Vedete? Non vi conobbi già mai. Andate via da me, operatore di iniquità. Ma questi è detto: entra, mio fedele servitore, servente. Tu sei stato leale in poco, non hai fatto molto, ma io invece ti costituisco sopra molto. Alleluia! Entra, che cosa? Nella gioia del tuo Signore. Fratelli, se pensate ad una gioia, non pensate mai alle gioie più ricercate, bramate, desiderate da questo mondo senza Dio, perché quelle non sono vere gioie, sono false gioie. Mi state ascoltando? Ci sono delle gioie sacre, sante, celesti, che ti inondano il cuore e ti riempiono l'anima e ti fanno sentire al sicuro. Questa è la gioia che viene da Dio. Per cui cercala ogni giorno e questa ti inonderà il cuore. Quando sarai lì col Signore, non dirai: mi sono saziato di gioia. Beh, se tu ti sazi di gioia in cielo, che cosa vai a cercare? Ma in cielo non ti sazierai mai di gioia. Non dirai: ora no, ma quando mai, non ce la faccio più a sentire sempre questa gioia. Oppure no, non ce la faccio più a sentire sempre questa pace, così rilassato, così sereno, così tranquillo. No. Io non ce la faccio più a sentirmi sempre riparato, al sicuro, insomma, da ogni parte. Da dove vorresti andare? Da lì. Il Signore ha detto: io vi preparo delle stanze di pace, di riposo, di quiete, cioè di tranquillità e di sicurezza. È buono Gesù, fratelli? E noi di questo abbiamo bisogno: pace, tranquillità, sicurezza e riposo. Ne senti il bisogno, fratello? Sorella, tu ne senti il bisogno? Sì? Abbiamo bisogno, vero? E questo ce lo garantisce solamente Gesù. Alleluia! Dio è meraviglioso. Ora siamo figli della luce e non possiamo camminare più nelle tenebre tetre di questo presente secolo, perché ci abbaglia a volte, ci influenza, cerca di attirarci, cerca di farci sentire parte. Ma stiamo attenti, vegliamo, perché qui abbiamo letto: non abbiate cura della vostra carne alle concupiscenze di questo mondo. Dobbiamo stare in guardia. Chi vuole entrare in questo luogo e farne parte deve camminare dentro la parola, e il Signore sarà sempre il tuo rifugio e il tuo liberatore. Vogliamo dire grazie al Signore? Grazie. Vedi questi giovani, anche quello che mi ha detto fratello Giuseppe, i mali avvengono improvvisamente, mentre tu non te l'aspetti, mentre magari tu ti senti
su te stesso, quindi sulle tue colonne, che non hai dei motivi per cui preoccuparti, preoccuparci, temere, spaventarci. No, avviene improvvisamente. Allora improvvisamente tornerà il Signore, improvvisamente il Signore ci potrà portare via con sé. Allora significa che dobbiamo essere pronti ogni giorno, e noi dobbiamo chiedere a Gesù di essere pronti tutti i giorni. Gloria a Dio. Sapete, ve l'ho detto più volte, io non temo che Dio mi prenda anche oggi stesso. Io penso piuttosto a quelli che lascio, non a me che deve prendere. Mi state ascoltando? Ve lo giuro davanti al Signore e non mento. Ma penso piuttosto a chi debbo lasciare nella sofferenza, nel bisogno, nelle circostanze avverse, nei problemi della vita. Mi state ascoltando, fratelli? Perché diceva sempre l'uomo di Dio: se il Signore mi prende oggi, so dove vado e so pure con chi mi incontro. E il Signore l'altra volta mi disse per la mia bocca, e Lui prepara il tempo, non ha detto oggi, ma mi ha detto: io ti porterò con me nella mia casa. Mi state ascoltando? E Gesù lo sa che sentiamo il bisogno, ma stiamo aspettando perché il Signore compia l'opera sua intorno a noi. È buono Gesù, fratelli? Dio sia lodato. Per me già è passato mezzo secolo, quindi sapete, quando uno è stato molti anni in guerra, guerra, pensate che non sente il bisogno di andarsi a riposare, sì o no? Qualcuno dirà: ma così giovane, ma così qua, ma così là. La nostra giovinezza l'acquisteremo solo in cielo. In cielo saremo sempre giovani. Amen. Gloria a Dio. Non invecchieremo più in cielo. Ma quando mai? Non dire: ma aspetta, quanto è passato? No. Sempre giovani, ma anche belli. Tu ci vuoi essere bello? Cielo. Beh, anche qualcuno dice anche sulla terra. Ma in cielo ci saremo per sempre belli, giovani, simili a Gesù. Io voglio dire grazie, fratelli. A noi non ci interessa il presepe, non ci interessa l'albero di Natale, non ci interessa il 25 dicembre di tutti gli anni dedicato ai tempi al Dio Sole, quello, l'albero dedicato al Dio Odino, poi l'invenzione del presepino col bue, con l'asinello. Mi ricordo fratello Giuseppe quando a Castellammare fecero un grande presepe gigante, cioè quanto una grande sala, e c'era uno sempre che diceva: fratello Peppino, tu mi devi ungere per pastore. Insisteva. Io non posso fare questo se non è Dio a volerlo. No, tu mi devi ungere per pastore a me. Ma Signore, arrivò un certo punto che fratello Peppino non ce la fece più. Allora disse: che facciamo? Dato che tu vuoi essere un pastore, andiamo a Castellammare, lì c'è un grande presepe. E faremo la parte dei pastori di Betlemme, ci mettiamo. Sei contento? Così sarai pastore. E fratello Peppino li trovava tutti. Stamattina
mi ricordavo fratello Peppino quando un giovane predicatore che non aveva mai presieduto sul pulpito, però il pastore mancava e fratello Peppino doveva predicare, no? E questo non si saluto mai in un pulpito. E fratello Peppino, ah, sale, vai, vai ad aprire il culo. Sì, fratello Peppino, io non so che devo dire. Come che non sai? Apri la bocca, il Signore te la riempie. Quello sale sul pulpito e apre la bocca così. E aspettava che il Signore gli riempisse. Passava il tempo che davanti alla chiesa, fratello Peppino gli ha detto vicino, no, apri la bocca, significa che il Signore te la riempie. E lui nuovamente, ma se la apriva sempre di più, così. La terza volta gli ha detto, ma tu la bocca la devi muovere, devi parlare, devi dire qualcosa e poi il Signore ti dà la sua mano. E finalmente cominciò a dire, Signore, e il Signore poi lo ha guidato, ci sei visto, non che dovrei stare con la bocca aperta. Alleluia. È buono Gesù, fratelli. Dio sia lodato. In mezzo alle prove, all'afflizione, alla sofferenza, il Signore trova sempre un modo, un metodo per farci rallegrare. Che ne dite, fratelli? Avete sonnuccia? Sonnuccia lei? No, qualcuno ha detto, insomma, cosa è così? Sorella, avete sonnuccia? Non ha già detto pure così, così, insomma, ci sono degli alleati stamattina. È tempo, è scritto, che ci svegliamo oramai dal sonno. Parla del sonno spirituale, dell'assopimento spirituale, parassitismo spirituale, immobilismo spirituale, incantesimo spirituale. E ci risvegliamo nello spirito. Alleluia al Signore. Questa resurrezione deve accadere prima che il Signore ci porterà con sé. Allora la nostra vita, la nostra casa, i nostri incontri saranno molto e molto e molto grandemente benedetti. Voglio ringraziare Gesù per i fratellini Luigi e sorella Celeste. Vogliamo fare un applauso per questi fratellini così piccoli piccoli. Alleluia al Signore. Beh, poi c'è una seconda coppia, fratello Carlo e sorella Giuseppina. Battiamo le mani per fratello Carlo e sorella Giuseppina. Beh, stamattina vi devo presentare una terza coppia. Non è vecchia, ma insomma va verso, diciamo, ma chiamiamola anzianità, magari, ma io non la voglio sentire questa parola, ma la chiamiamo. È fratello Angelo con la sorella Paola che compiono 40 anni di matrimonio. Vogliamo dare gloria al Signore? Oh, alleluia! Lodato, lodato, lodato sia il Signore. Alleluia, gloria a Dio, grazie Signore, alleluia, un doppio applauso, avanti, forza, alleluia per queste tre coppie. Beh, se Gesù non è tornato, quando farete 50 anni di matrimonio, vi faccio fare la promessa di matrimonio, con l'anellino però stavolta, eh? Alleluia Gesù, Dio vi benedica. Io ho finito, eh? Mi perdonate stamattina, eh? Vediamo, sì? Sì o no? Sì.
Ma no, mezz'ora mi sono preso, allo Giuseppe, bene, bene. Ho abbreviato il più che era possibile. Dio vi benedica, Dio vi sazi della sua presenza, ci arricchisca del suo amore, ci faccia essere l'uno dell'altro, nell'amore come nel timore del Signore. Ancora Padre Lorenzo non lo tocco, ancora non l'ha fatto 40 anni. Il prossimo turno sarà suo. Beh, lo posso dire stamattina, per Lorenzo. Ah, un'altra notizia, voi non ve l'aspettavate. Da oggi il fratello Enzo Scala è in pensione. Vogliamo dare gloria a Dio. Alleluia. Io ti ho promesso che non lo dicevo a nessuno, eh? Lo sapevo solo io. Gloria a Dio, avete visto? Gesù è meraviglioso e lo ringraziamo per tutto e per tutti voi, per i presenti, gli assenti e per quelli che ci amano, che cercano la faccia del Signore, che vogliono il bene altrui e mai il male. Amen. E al Signore, nostro Dio, sia imperio, potenza, gloria, onore e il nostro ringraziamento di cuore per Gesù Cristo, nostro Signore, l'Onnipotente, benedetto, gridatelo! Forte. Così, benedetto in eterno. Amen. Diamo gloria a Dio. Grazie, grazie. Grazie, 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 grazie. E a quanti ci avete seguito in questo breve tratto delle scritture, in questa assuntiva meditazione della parola di Dio, vi salutiamo nel nome del Signore Gesù Cristo, ricordandovi che vi amiamo e preghiamo per voi e per tutte le famiglie del popolo di Dio. Mentre vi diamo